Roberto Gravina del Movimento 5 Stelle sfiderà a Capobasso Maria Domenica D'Alessandro al ballottaggio del 9 giugno. A Termoli sfida tra Francesco Roberti e Angelo Sbrocca. Nei 57 comuni delle due province che hanno rinnovato i consigli municipali non sono mancate le sorprese dell'ultima ora, in campo numerose liste civiche. Il comparto agricolo è messo in ginocchio a causa delle basse temperature di questa primavera e le numerose piogge, danni anche alla zootecnia. Alla Banca d'Italia del capoluogo molisano questa mattina è stata completata la presentazione della serie Europa, le banconote da 100 e 200 euro. Buon pomeriggio a tutti, iniziamo il telegiornale dalla cronaca. In una fabbrica di Pozzilli sono andati in fiamme ieri sera alcuni scarti di lavorazione, vediamo qui le immagini. Sul posto per lo spegnimento del rogo si sono recate le squadre dei vigili del fuoco di Venafro e di Isernia. Le operazioni di spegnimento sono proseguite tutta la notte e proseguiranno con la bonifica dei cumuli di materiali. Sono presenti nell'insediamento industriale alle porte di Venafro anche polveri di alluminio che rendono difficoltose le operazioni dei pompieri. Passiamo adesso alla lunga pagina della politica. Sarà Roberto Gravina del Movimento 5 Stelle a sfidare a Palazzo San Giorgio il candidato sindaco del centrodestra Maria Domenica D'Alessandro al ballottaggio elettorale di giugno. Seguiamo il contributo. Della serie c'è sempre un problema nelle elezioni comunali di Campobasso. Questa volta l'errore sta molto probabilmente nella trasmissione dei dati, nella loro elaborazione e o forse in una sbagliata attribuzione dei voti. Una questione che in serata affida, contrariamente a quanto si pensava nelle ultime fasi di scrutinio delle schede, il posto del ballottaggio al sindaco uscente Antonio Battista, anziché al candidato del Movimento 5 Stelle Roberto Gravina. Una sorta di sorpresa che è giunta poco dopo le 2:30 di notte attraverso la lettura del sito ministeriale, sorpresa che cade sui due contendenti dopo che Battista si era perfino complimentato con Gravina per il ruolo conquistato. Naturalmente il primo posto inattaccabile con il 39,71% conquistato è di Maria Domenica D'Alessandro, sostenuta dalle liste del centrodestra. Il suo avversario di colpo si è trasformato, instillando il dubbio in tutti e cambiando l'approccio alla questione. La cosa ha allarmato, ma è stata comunque risolta in mattinata attraverso la rettifica degli uffici dello stesso comune di Campobasso, che hanno permesso di modificare il numero di voti e dunque le percentuali sul sito del Ministero dell'Interno. A questo punto l'ufficialità parla di Roberto Gravina, che con 8.484 voti e il 29,41 di percentuale assume il ruolo di contendente nel ballottaggio del 9 giugno, mentre Antonio Battista con 7.457 voti e il 25,85% è fuori dalla competizione. Tutto perciò di nuovo in ordine, anche se resta un fondo di pessima figura per chi lavora i voti, siano le sezioni elettorali o gli uffici comunali o chi altro di competenza. Per il futuro si auspica maggiore attenzione, anche se ormai lo diciamo troppo spesso e in molte competizioni elettorali a questa parte. A conclusione degli scrutini a Termoli, il risultato vede l'affermazione netta di Francesco Roberti, sostenuto da cinque liste di centrodestra, che si piazza primo con 9.000 voti, il 47,8%. Lo segue il sindaco uscente Angelo Sbroca, che conquista così il ballottaggio del 9 giugno con i suoi 4.440 voti che rappresentano poco più del 23%. Non è riuscito nell'intento di continuare la competizione né il candidato del Movimento 5 Stelle, Nicolino Di Michele, né quello della sinistra, Marcella Stumpo. Passiamo adesso a leggere tutti i primi cittadini eletti in questa tornata amministrativa di primavera, ad esclusione delle città di Campobasso e Termoli, che, come abbiamo detto, andranno al ballottaggio fra 2 settimane.
Questi sindaci eletti nell'ultima tornata elettorale di domenica 26 maggio in Molise, ad Acquaviva Colle Croce, Francesco Troilo, a Campo di Pietra Giuseppe Notar Tomaso, a Campomarino Pierdonato Silvestri, a Casa Calenda Sabrina Lallitto, a Castelmauro Fabio Boccardo, a Castrobignano Nicola Scapillati, a Cerce Maggiore Gino Mascia, a Colle d'Anchise Sindaco Carletto Di Paola, a Colletorto Cosimo Damiano Miele, a Ferrazzano Antonio Cerio, Fossalto Saverio Nonno, a Gambatesa Carmelina Genovese, a Gildone Nicola Vecchiullo. A Lucito il nuovo sindaco è Giovanni Marasca, Mafalda Giacomo Matassa, Mirabello Sannitico, Angelo Miniello, Mona Cilioni, Michele Turro, Montagano Giuseppe Tullo. A Monte Cilfone Giorgio Manes, Palata Maria di Lena, a Petrella Tifernina il sindaco è riconfermato Alessandro Amoroso, a Riccia Pietro Testa, a Ripari Mosani Marco Giampaolo, a Rotello Michele Miniello, a San Giovanni in Galdo Domenico Credico. Ed ancora al comune di San Giuliano di Puglia si insedia Giuseppe Ferrante, a San Martino in Pensilis Giovanni Di Matteo, a San Polo Matese Tonino Spina. A Sant'Angelo Limosano un'altra conferma, William Ciarallo, a Sant'Elia Pianisi Giorgio Faiella, a Santa Croce di Magliano torna Alberto Florio, a Spinete Michele Di Iorio, a Tavenna Paolo Cirulli, a Trivento Pasquale Corallo, a Tufara Sindaco Gianni Di Iorio. Passiamo ai sindaci eletti nella provincia di Isernia, al comune di Belmonte del Sannio e Anita Di Primo. Carovilli Antonio Conti, a Castel del Giudice Lino Gentile, a Castel Petroso Michela Tamburri, a Castel Verrino Cristian Pannunzio, Cerro al Volturno Remo Di Ianni, a Filignano si insedia Federica Cocozza, Fornelli Giovanni Tedeschi, a Frosolone Felice Janiro, a Longano Cristian Sellecchia, a Macchia di Isernia Giovanni Martino. Ed ancora a Macchia Godena torna sindaco Felice Ciccone, a Miranda Marco Ferrante, a Monte Roduni Custode Russo, a Pesco Pennataro Carmen Carfagna, a Pettoranello del Molise Andrea Nini, a Pietrabondante Andrea Di Pasquo, a Rio Nero Sannitico sindaco Palmerino D'Amico, a Rocchetta al Volturno Teodoro Santilli, a Sant'Agapito Giuseppe Di Pilla, a Scapoli Renato Sparacino e infine a Vasto Girardi Luigino Rosato. Facciamo un passo indietro. Il consigliere regionale di maggioranza Antonio Tedeschi esprime in una nota la sua soddisfazione per il risultato conseguito dalle liste dei Popolari per l'Italia a Campobasso e Termoli, i due maggiori centri chiamati alle urne per il rinnovo dei consigli municipali. Il capoluogo di regione e la città adriatica andranno al ballottaggio. Per gli aspiranti sindaci a capo delle coalizioni di centrodestra si apre un'altra campagna elettorale. A fine scrutinio delle schede per le elezioni comunali abbiamo intervistato alcuni nuovi sindaci, tra i quali Giuseppe Notar Tomaso e Antonio Cerio, rieletti entrambi come primi cittadini rispettivamente a Campo di Pietra e Ferrazzano. Vediamo. Sindaco, allora, da sindaco a sindaco, probabilmente ecco, una riconferma necessaria ma giusta perché insomma, i voti sono stati adeguati, il paese ha risposto bene. Beh sì, da sindaco a sindaco il passo però non è stato affatto breve, nel senso che comunque l'impegno messo in questi anni è stato veramente incessante, è stato senza sosta, è stato veramente continuo. È chiaro, ci si aspettava una vittoria, soprattutto per dare continuità a quei progetti che comunque ne sono tanti. Abbiamo già in mente, abbiamo già dei progetti veramente ambiziosi, quindi continueremo a lavorare per il bene di tutti e per il bene della comunità, così come abbiamo fatto in questi anni. Io nasco come amministratore nel 2004, oramai sono 15 anni, ma non mi sono mai stancato di appunto impegnarmi e lo farò e continuerò a farlo ancora di più in questi ultimi 5 anni, perché ho detto basta, questa è l'ultima volta che mi candido, anche per dare spazio ai giovani che si sono candidati con me questa volta. E
e questa è la lista appunto che in qualche modo sopravviverà anche a me stesso. Senta, ecco, essere sindaco oggi non è facile, però insomma, probabilmente lei ha fatto tutto il suo dovere per essere poi di nuovo rieletto. Le chiedo in un modo abbastanza anomalo, perché è chiaro che sarà una continuità, però c'è una priorità, qualcosa che deve affrontare subito? Beh, di cose da affrontare subito ne abbiamo tantissime. Abbiamo già ad esempio i lavori sul campo sportivo che inizieranno tra qualche giorno, abbiamo un intervento di efficientamento energetico che porterà poi ad azzerare le bollette dell'energia elettrica quasi totalmente, già quasi, insomma, quasi definito anche questo, e abbiamo tanti altri progetti già pronti che devono essere soltanto in qualche modo cantierati. Poi ho altre idee per la testa che non sto qui a raccontarvi, ma che scopriremo insieme man mano che la consigliatura andrà avanti, ripeto, all'insegna veramente del rinnovamento, perché sono contento per tutti questi ragazzi che si sono candidati insieme a me. La voglia non mi manca, però loro mi aiuteranno a fare meglio. Antonio Ceri, allora, da sindaco a sindaco. Beh, insomma, il Paese ha risposto, questa è una riconferma all'operato, naturalmente. È una riconferma al lavoro che abbiamo fatto tutti insieme, tutta la squadra. La politica e la vita amministrativa non si fa mai da soli. Paggio a terra, lavoro costante, quotidiano, con grande senso di responsabilità. I cittadini penso che lo hanno apprezzato, l'hanno compreso e ci hanno ridato fiducia, fiducia che non vorremmo deludere. E l'impegno è di continuare a lavorare seriamente per la comunità, confrontandosi con i nostri comuni limitrofi, con Campobasso e il resto della nostra splendida regione. Senta, ecco, essere sindaco non è facile, è un periodo difficile, però lei ha condotto le cose in modo che i cittadini hanno voluto premiarla. Naturalmente le difficoltà che lei pensa di incontrare, le priorità, quello che farà subito, anche se è una continuità con il passato. Essere sindaco è semplicemente occuparsi di una famiglia un po' più larga. E quindi occuparsi della famiglia significa fare il buon padre di famiglia, e questo è lo spirito che in questi anni mi ha accompagnato. La priorità è che domani mattina, come tutte le altre mattine, alle 8 sarò in comune e lavorerò insieme ai miei splendidi dipendenti. Dall'ultima cosa, non può prescindere da questo, un sindaco, un messaggio che lei può rivolgere attraverso di noi, alle persone che l'hanno votato, ai cittadini e naturalmente anche a chi non l'ha votato. Un grazie sentito a tutti i cittadini di Ferrazzano per aver creduto in questa squadra, per aver apprezzato il lavoro che abbiamo fatto. Un grazie alla squadra avversaria che è stata, con una campagna elettorale moderata, attenta sui temi e di buon costume. È chiaro che quando si amministra, si amministra e si è sindaci di tutti, anche di coloro che non hanno ritenuto darci il consenso. È lì dove si deve lavorare di più, perché coloro che oramai hanno creduto in noi credono nel nostro operato. Dobbiamo cercare di convincere anche le altre persone e ascoltare soprattutto coloro che la pensano diversamente da noi. La giovane Sabrina Lallitto della lista Calena Plenum succede a Michele Giambarba al comune di Casa Calenda. Sindaco Vittorio Alfonso Finish. Sì, in realtà veramente molto sofferta, sicuramente ci vorrà tanto anche per convincere la parte della popolazione che non mi ha scelta, che questa è indubbiamente la scelta giusta. Ho una bellissima squadra e tanta voglia di fare, quindi sono il primo sindaco donna del mio comune e già questo è veramente una grandissima vittoria, grazie a tutti e un bacio a tutti i miei concittadini. Quali i punti programmatici da applicare nell'immediato?
Assolutamente, guardare tutte quelle che sono le strutture a disposizione del comune e dare la possibilità ai giovani, quei pochi che sono rimasti, di poter fare impresa, di poter ricominciare a vivere bene il paese e non scegliere più di andare, ricominciare a ricostruire quel tessuto sociale che si è perso attraverso nuove attività e sicuramente pensare che si può vivere bene a Casa Calenda, entrare in questo sistema di pensiero, perché io sto tornando da Pescara, quindi l'ho scelto io prima di tutto. Cosa vuol dire la parte che non ha votato lei? Voglio dire che potrebbero imparare a fidarsi di me, quindi io me lo auguro veramente con tutto il cuore, che possa partire questo sentimento, soprattutto di rinascita. E voglio ringraziare anche l'altra lista, perché le persone che sono candidate sono delle persone per bene, delle bravissime persone, ed hanno da parte mia il massimo della disponibilità qualora volessero collaborare con noi. Anzi, io lo spero veramente con tutto il cuore. Con una lista civica vicino al centrodestra, il medico Pasquale Corallo torna alla guida del comune di Trivento dopo un'assenza di 11 anni dalla vita politica locale. Vediamo. Pasquale Corallo per la terza volta sindaco del comune di Trivento. In effetti è una bella soddisfazione, è da tempo che ci tenevo a vincere questa competizione, perché so che posso fare qualcosa unitamente ai miei candidati eletti. Abbiamo fatto un programma ambizioso, lo sanno tutti i cittadini. Io voglio dire questo, è stata una campagna elettorale bella combattuta, però credo che adesso bisogna soltanto rimboccarsi le maniche. Sicuramente voglio una collaborazione concreta in seno al Consiglio Comunale da parte di tutti, proprio perché noi abbiamo ideato questo il simbolo Trivento riparte, vogliamo farlo ripartire senza fare polemica con la passata amministrazione, assolutamente vogliamo che si faccia qualcosa di importante per la nostra città, e credo che tutti insieme possiamo farcela, naturalmente con l'aiuto concreto dei vertici regionali che i concittadini hanno imparato a vedere costantemente nei miei comizi, nelle mie riunioni. Parlo del Presidente del Consiglio, parlo degli assessori Cotugno, Cavaliere, in realtà c'è un ottimo rapporto con i vertici regionali e sono sicuro che questo potrà portare i frutti per la ripartenza di Trivento, unitamente anche all'onorevole Patriciello, che naturalmente faccio gli auguri vivissimi per la sua riconferma, eravamo sicuri della sua rielezione, l'ennesima rielezione, e sicuramente la collaborazione anche con l'Europa attraverso l'onorevole Patriciello sarà importante per Trivento. Gli impegni a breve termine? Ma abbiamo parlato di viabilità, abbiamo parlato di lavoro, chiaramente anche questi ultimi eventi climatici proprio di questi ultimi giorni hanno messo in ginocchio la viabilità triventina, specialmente delle contrade, ma sono tante le problematiche, le criticità, ci metteremo al lavoro. Voglio anche dire una cosa importante, avevamo parlato di una richiesta che avremmo fatto, che l'avevamo già preparata scaramanticamente, giustamente dicevamo appena vinceremo le elezioni, poi la manderemo con tutti i crismi dell'ufficialità, con tanto di protocollo del Comune di Trivento, agli assessori competenti, alla Protezione Civile e al Presidente Toma, proprio per avere un finanziamento urgente per la viabilità delle contrade. Ebbene, io credo che come primo atto farò questa cosa. Voltiamo pagina, neosindaco a Palata, è stata votata Maria Di Lena, il neoprimo cittadino prende il posto lasciato da Michele Berchici. Una vittoria sofferta. Una vittoria leale, non sofferta. Abbiamo partecipato con tanta lealtà, la squadra è stata esuberante, entusiasmante, unica. Noi siamo una squadra unica, lo ribadisco, nulla è solo per me, ma è per tutta la mia squadra. Abbiamo vinto perché siamo persone oneste. Grazie a tutte e grazie a Palata. Quello che abbiamo detto è di non lasciare nulla, cioè tralasciare soprattutto il sociale, no.
non lasciare mai i bambini, non lasciare mai gli anziani. Quindi diciamo che i punti principali saranno un barchetto gioco immediato rinnovato per i bambini, che finalmente trovano un poco di spazio per loro. E poi niente, poi abbiamo sempre la casa di riposo qua che dovrebbe partire, penso che sarà una delle problematiche maggiori per noi, perché altrimenti sarebbe uno spreco pubblico, visto che sta andando avanti proprio da anni. Cosa dire ai suoi avversari e al popolo che non l'ha votata? Al popolo che non mi ha votato lo rispetto, perché io rispetto le idee di tutti, quindi penso che siano pochi coloro che non hanno votato noi, la mia lista, la mia squadra. Comunque io un ringraziamento a loro lo faccio lo stesso, perché comunque si sono espressi, comunque sono stati alle urne. Agli avversari devo dire che è stato un percorso non facile per nessuno, siamo stati 30 persone a girare per tutta Palata, spero che siano state altrettanto leali anche loro come lo siamo stati noi, e un buon lavoro a tutti. E cambiamo argomento, le risorse finanziarie rimaste in Molise dalla rideterminazione degli assegni vitalizi agli ex politici regionali maturati prima del 2012 sono da destinare all'ambito sociale, in particolare per finanziare il trasporto dei malati dializzati o per pagare le spettanze pregresse agli ex lavoratori dell'ITR di Pettoranello. Questa è la proposta espressa in mattinata da Filomena Calenda durante la seduta dell'Assemblea regionale di via 4 novembre. Un progetto per salvare la trota mediterranea da rischio di estinzione, il suo recupero in due bacini fluviali, il Biferno e il Volturno, ad Oratino e Rocchetta. Il progetto molisano, che riguarda la salvaguardia, la tutela e il recupero della trota mediterranea a rischio di estinzione, dopo una serie di percorsi di approfondimento e vari convegni, approda alla piena realizzazione, per merito delle istituzioni, di alcuni enti, di Legambiente, di alcune associazioni di pesca sportiva e di partner privati, oltre che dell'Università degli Studi del Molise. Il mondo dei salmoniti, della trota, è un mondo molto importante, in quanto c'è un riscontro economico non indifferente. E poi questo progetto è importante perché le tecniche innovative che si utilizzano e la partecipazione delle istituzioni come la Regione, i due comuni, le associazioni, l'MTRG, che è un'associazione di ittiologi che lavorano proprio sulla trota, rende questo progetto veramente importante, in quanto si vuole costruire in Molise un modello da poter trasferire anche in altri paesi europei. Questo rende particolarmente importante questo progetto, perché proprio l'utilizzo di tecniche in questo contesto e la trasferibilità di questo modello prettamente molisano in tutta Europa rende questo progetto veramente unico e importante. La realizzazione del progetto riguarderà due fiumi molisani, il Biferno e il Volturno, in siti territoriali di Oratino e Rocchetta al Volturno. Grazie a questo progetto, LIFE, che ha proprio come finalità la riproduzione della trota autoctona che va scomparendo nel nostro fiume Biferno. E questo progetto appunto è stato fatto proprio nella sorgente, utilizzando la sorgente di Bivaro, che insiste nel territorio di Oratino, tra l'altro in una zona SIC, quindi particolare pregio naturalistico, e proprio per le sue peculiarità di biodiversità, sia dal punto di vista della fauna che della flora. Le piogge insistenti e le basse temperature stanno provocando problemi al sistema agricolo e agli allevamenti zootecnici della regione. Molti imprenditori denunciano la perdita quasi totale dei foraggi, principale fonte di autoapprovvigionamento alimentare. La presenza di molta acqua nei terreni sta provocando inoltre fenomeni di asfissia radicale sui ceci, piselli e leguminose, mentre l'elevato tasso di umidità favorisce l'attacco sia di funghi che batteri sulle colture.
Gli agricoltori chiedono alla Regione il riconoscimento dello stato di calamità e un provvedimento straordinario del credito agevolato per il ripristino delle scorte necessarie al sostentamento degli animali. Sono state presentate questa mattina alla sede della Banca d'Italia a Campobasso le nuove banconote da 100 e 200 euro per completare la serie Europa. All'interno dell'istituto è stata allestita anche una mostra dal titolo Inventiamo una banconota, riguardante alcuni lavori realizzati da scolaresche del capoluogo. Oggi ci presentano le nuove banconote da 100 e 200 euro qui alla Banca d'Italia. Sì, oggi infatti entrano in circolazione le nuove banconote da 100 e 200 euro che fanno parte della serie Europa. Questa serie è stata introdotta nel 2013 a partire dal taglio meno elevato, quello di 5 euro, e poi via via tutti gli altri. Con questa emissione termina la serie Europa, in quanto le banconote da 500 non saranno più emesse, anche se continueranno a avere, quelle in circolazione continueranno ad avere il loro valore. Le nuove banconote sono dotate di caratteristiche di sicurezza più avanzate che quindi rendono molto più difficile la contraffazione. La filiale della Banca d'Italia di Campobasso oggi sarà aperta al pubblico anche nelle ore pomeridiane e sarà possibile anche cambiare le nuove banconote, gli sportelli rimarranno aperti. Abbiamo numerose classi di studenti che visitano la nostra filiale. Attualmente vi sono dei ragazzi delle scuole superiori che appunto possono vedere in anteprima le caratteristiche delle nuove banconote e poi parteciperanno ad un laboratorio di educazione finanziaria in linea con tutte le iniziative che la Banca d'Italia sta conducendo da alcuni anni a questa parte. Nel pomeriggio vi saranno invece dei ragazzi delle scuole elementari e anche loro potranno partecipare attivamente ad alcune iniziative, mentre tutti coloro che vorranno potranno anche accedere nel salone del pubblico. In questo momento è in corso anche la mostra dei bozzetti, che vedete anche alcuni qui dietro a me, del concorso Inventiamo una banconota, che sono stati fatti da alcune scuole del Molise. Tra questi c'è stata una scuola che ha vinto la selezione interregionale e nei giorni scorsi ha ricevuto un premio da 1000 euro. Ecco, perché è così importante proprio l'invito delle scuole all'interno della banca per scoprire questa banconota, ma soprattutto i progetti? Sì, è molto importante. La Banca d'Italia da tempo collabora con il MIUR perché ci si è resi conto che nel nostro paese il livello di conoscenze in materia economica e finanziario è scarso. Si è deciso quindi di partire proprio dagli studenti e la scuola è sembrato il luogo più adatto. Quindi, come dicevo, da diversi anni, sono ormai più di 10, la Banca d'Italia collabora organizzando in primo luogo degli incontri con i docenti, fornendo loro anche del materiale didattico, e poi i docenti portano quanto appreso all'interno delle loro lezioni. Il Parco Avventura di Prato Gentile a Capracotta riaprirà sabato 1 giugno tra escursioni, musica, manifestazioni sportive, culturali e di spettacolo. Nei mesi di giugno e luglio il parco sarà aperto solo nei fine settimana, tutti i giorni invece nel mese di agosto. E siamo adesso alle previsioni del tempo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, è in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Per vederci chiaro, Ottica Desiato, in via Estonia 41A a San Salvo e via Acqua Santi Anni 5 a Trivento. Condizioni climatiche in miglioramento su tutto il Molise, deboli piovaschi in esaurimento, dalla sera cielo prevalentemente stellato, le temperature odierne sono comprese tra i 13 gradi di Campobasso e la massima di 25 gradi a Termoli. Poco mosso il medio adriatico, ventilazione sud-occidentale, domattina sono previsti annuvolamenti sparsi sulla regione, valori atmosferici, leggera flessione. Thank you.
La terza ed ultima tappa del campionato OptiSud di vela, svolta nelle acque antistanti e litorale di Termoli, è stata vinta per la categoria Juniores da Luca Bisogni di Napoli. Al secondo posto Federico Sparagna, laziale di Scauri, al terzo posto il barese Gabriele Porcelli. Prima classificata in campo femminile Laura Nordera, Circolo del Remo. Per i cadetti il primo posto va a Francesco Carrieri e Martina Volpicella, entrambi del Circolo Vera Bari. Cambiamo disciplina, Michele Delia della bocciofila Monforte di Campobasso si aggiudica il 33esimo trofeo San Bernardino, gara di bocce a carattere regionale. Il vincitore ha sconfitto in finale Carmine Ciallella del Castel Petroso, mentre al terzo e quarto posto hanno chiuso rispettivamente Vittorio Addona della società La Torre di Vinchiaturo e Loreto Tizzano della Monforte. 72 gli atleti al via. Prossimi impegni il 9 giugno, individuale regionale organizzato dal Bocciodromo Molisano a Campobasso, e il 16 giugno trofeo Corpus Domini, sempre nel capoluogo molisano. Siamo in chiusura, giornata all'insegna dello sport paralimpico questa mattina all'Istituto Superiore Fermi Mattei di Isernia, a conclusione del progetto Bando Scuola CIP, atletica per tutti. Nella sede scolastica è stata presentata la carrozzina versatile per atletica da parte dei tecnici FISPES Nadia Checchini e Stefano Ciallella. Era questa nostra ultima informazione, grazie per essere rimasti con noi a questa sera.